Formazione, 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 formazione. Non c'è niente da fare per il professionista che vuole rimanere al passo coi tempi, che vuole rimanere sul mercato. La formazione e l'autoformazione non può essere un aspetto del proprio lavoro che può venire trascurato o dimenticato dietro un non ho tempo. Lettura, partecipazione a corsi, qualsiasi tipo di attività che aumenti le nostre competenze è indispensabile a permetterci di rimanere aggiornati e di rimanere quindi sul pezzo, come si suol dire. Non si può dire che presso distributori o presso scuole o presso altri enti questa offerta sia carente. Abbiamo una marea di offerta, un'offerta enorme di formazione di tutti i tipi. Purtroppo molta di questa formazione, molti di questi corsi gratuiti in realtà sono non altro che presentazioni commerciali, presentazioni di prodotti, presentazioni di offerte. Sì, ti guarda, questo prodotto fa questo, 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 lo compri e poi se vai ti spiego come si fa. Questi non sono corsi, non è formazione, sono eventi a cui è importante partecipare, per carità, quando si ha il tempo, perché comunque ci permettono di rimanere aggiornati, ma non sono formazione. Invece reputo che la formazione tecnica sia quella dove, usciti da un determinato corso, possiamo andare a fare un lavoro che prima non sapevamo fare. Questo è lo scopo di un corso tecnico, non soltanto nel settore sicurezza e networking, in qualsiasi settore. Che cosa reputate che manchi a livello di formazione nel mondo della sicurezza? Cosa non trovate dai vostri distributori? Cosa non trovate dai vostri produttori? Che cosa non trovate in senso assoluto? Che cosa manca? Ok, probabilmente Retilan, infatti ho visto un grande successo, ma poi che cosa manca? Manca la domotica? Che cosa sarebbe il momento di insegnare e che cosa non trovate che venga insegnato? Questa è la domanda che voglio porre col video di oggi. Personalmente ho notato una cosa che manca, magari vi sembrerà una stupidaggine, ma personalmente io la reputo molto importante e ho deciso di farci una formazione adeguata io nella nuova sede, o magari questa potremmo pensare anche di farla tramite dei video. Pochissimi sanno usare Facebook per promuovere la propria attività. Attenzione, io non sto parlando di marketing, non sto parlando di come impostare un post, di come impostare una comunicazione, di come impostare il proprio brand aziendale. Non vi posso parlare di queste cose perché non le conosco. Io parlo proprio dell'uso di Facebook. Cioè, ci sono diverse persone che conosco che non sanno la differenza tra pagina e profilo, non sanno come impostare il pubblico per una campagna sponsorizzata, non sanno proprio le basi informatiche dell'uso di Facebook, che è un problema ancora prioritario rispetto al marketing e al branding, perché se non so nemmeno mettere un post su Facebook difficilmente poi potrò postare un contenuto di qualità. Ma questo è soltanto un dettaglio. Corsi di privacy, corsi sulla sicurezza, corsi, quello che volete. Che cosa manca? Che cosa reputate che possa essere importante per la vostra attività e per il vostro lavoro? Ditemi, scrivetemi la vostra, scrivetelo nei commenti sia sulla pagina che nel gruppo, che magari dalle vostre proposte, dalle vostre idee può nascere una bella idea per un'offerta di formazione. Ciao!